Il gusto è programmato sin dall'infanzia sugli acidi. Altrettanto fa la pubblicità in televisione e fanno i programmi televisivi che parlano di diete. Programmano a che voi mangiate acido. Infine, additivi, cosmetici, conservanti, coloranti, tutto il chimico con cui si manipola il cibo a livello industriale, sono tutti acidi. L'ambiente è inquinato da acidi, i farmaci sono tutti acidi. La mancanza di riposo adeguato crea acido e noi dormiamo in media 2 ore di meno dei nostri nonni. In media dormiamo 2 ore di meno dei nostri nonni. La luce elettrica porta a acidificare e infine i campi elettromagnetici, che non sono solo il palo dell'alta tensione, cioè il ripetitore della telefonia mobile, il tablet, lo smartphone, il wifi, sono tutti campi. L'esposizione a campi acidifica. Come si corregge o si contrasta o ci si oppone? Non così. Il malox e sono iperacido è un tappo che va bene soltanto come una strategia di pronto soccorso, ma non corregge lo squilibrio sottostante. L'acidità di un tessuto o di un corpo viene corretta attraverso la qualità degli alimenti ingeriti. Li devo ingerire alcalini, l'orario di assunzione corretta, uno stile di vita adeguato, che vuol dire se mi stresso la mattina e mi riposo la sera, non il contrario. Un equilibrio emozionale quando è possibile e tutela nell'ambiente nel quale vivo. Il parametro che dovrebbe essere scritto sugli alimenti e non c'è scritto è il PRAL. Questo consentirebbe di valutare se il cibo ci acidifica o ci basifica. La capacità acidificante di un cibo è rilevante peraltro in vivo e non in vitro, e questo vuol dire che la gran parte delle tabelle che troviamo su internet sono da buttare. Un limone nel bicchiere è un acido, ma la cura del limone funziona perché terminato il processo digestivo diviene un alcalino. Al contrario, il bicchiere di latte nel bicchiere è un alcalino, ma se lo ingerisco divento acido. Il PRAL misura il rapporto che il cibo ingenera dopo il processo digestivo, dunque è un parametro biochimico, non un parametro chimico. I parametri biochimici sono costosi, i parametri chimici sono low cost. Su internet trovate una marea di tabelle che vi indicano lo sbagliato. Questo è un riferimento per fare tana alle tabelle sbagliate. Tutto quello che è buono è acido. I latticini sono acidi, le farine sono acide, le carni sono acide. Poi possiamo discutere che il coniglio è più acido del manzo, ma tutta la carne è acida, tutte le farine, tutti i latticini. Dalla parte dell'alcalinità c'è frutta, verdure e alghe. Chiuso. La tabella che vi dovesse indicare che c'è una carne alcalina è una tabella da prendere e buttare. Poi possiamo discutere se è più alcalino un limone o più alcalino un polpelmo, ma si tratta di quantità di alcalinità, ma grosso modo questo deve essere un riferimento chiaro per tutti, ed è il motivo per cui un vegano se la cava meglio di un vegetariano, di un carnivoro. Vegano significa in linea di massima prendere alimenti alcalini. Prendere alimenti basati sulla carne significa prendere alimenti acidi. Attenzione che vegano non significa mangiare l'ira di Dio di latticini, perché se io togliendo carne aumento latte divento più acido che se mi resto tranquillamente carnivoro, che è un sì, quello sarebbe il vegetariano. Il vegano fa un errore quando aumenta troppo i cereali, perché i cereali sono tutti acidi. Acidissimi. Allora, in laboratorio è più acido di tutti il parmigiano. Okay. Ha il PRAL a 23, una mozzarella, una caciotta a 15, la carne, un filetto a 10. Dunque, se io lascio il filetto e mi prendo il parmigiano, è meglio che mi taglio le mani. Se lascio il filetto dovrò prendere fagioli, ceci, non il parmigiano. E questo è un suggerimento. Allora, fermo restando che il percorso è personale e ognuno di voi deve fare questa valutazione anche attraverso un professionista, perché le strade sono differenti, in linea di massima il percorso è questo. La prima tappa è correggere l'acqua, non il cibo, a correggere l'acqua, peraltro cercando di bere un'acqua pulita, che significa possibilmente in vetro, a basso residuo fisso,
possibilmente già alcalina lei. Poi dopo la tappa 2 è cercare di frequentare il meno possibile il supermercato. Il cibo non nasce negli impianti industriali, nasce nell'agricoltura. Dunque, se io trovo il modo di comprare il cibo dall'agricoltore, è meglio che se compro il cibo dentro un supermercato. Infine, terza tappa, cercherei nell'ambito dell'agricoltura di vedere se trovo un contadino che lavora come lavorava il trisnonno, cioè con la pala e con la terra, non gettando chimica sul terreno. Quarta tappa, il più acido di tutti non è la carne, ma è il formaggio. Dunque iniziamo a togliere i latticini, poi togliamo la carne e siamo arrivati a fare solo vegetali. Lì l'acido residuo sono i cereali, che sono tutti acidi. Dunque devo andare a diminuire poi anche i cereali. Infine mi restano i vegetali crudi, perché crudo è meno lesionato del cotto, e si va a una culminante che è il fruttariano. Noi siamo scesi da un albero, eravamo una protoscimmia, e mano a mano che questa discesa ci ha portato verso ciò che siamo oggi, abbiamo fatto questo percorso alla rovescio. Ma in origine, quando stavamo sull'albero, mangiavamo frutta, e quell'adattamento, essendo il più antico, è anche quello che è più fisiologico. La frutta fornisce tutto quello che è necessario. Attenzione che se voi uscite da qua e fate fruttariani, vi ammalate. Il percorso che vi ho indicato è un percorso che ognuno di noi fa a velocità diversa, con supporti diversi, perché parte da un errore che è diverso in ogni soggetto. La velocità deve rispettare l'adattamento. Non si fa una scelta perché il seminario ci ha convinto, ma si fa una scelta perché si è consapevoli del proprio corpo e lo si rispetta anche quando è in errore. Sì. 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 Per cui vorrei consigliarvi di non fare scelte ideologiche, non cambiate il vostro stile alimentare a testate. In linea di massima la progressione acqua, supermercato, via dal supermercato, alimenti bio, via latticini, via la carne, via i vegetali acidi, andiamo al crudo e infine solo frutta. Questa è una progressione ideale, ma che ognuno di noi dovrà percorrere o parzialmente o totalmente o a certa velocità o altra velocità a seconda di chi è. Scelte alimentari uguali per tutti, come nelle diete scritte, ciclostilate, prodotte sui mass media, sui giornali, sono scelte fondamentalmente sbagliate. Meglio fidarsi del proprio istinto che di quello del giornalista. Sequenze, in questo percorso potete essere accompagnati da un professionista, perché sequenze di analisi della composizione corporea consentono il recupero della consapevolezza perduta. L'animale, questo di cui io vi sto parlando, lo sa a livello istintuale. Noi non lo sappiamo e dobbiamo recuperarlo. Il paziente, sottoposto nel tempo a sequenze di monitoraggi del proprio corpo, inizia a ripristinare coscienza del rapporto che c'è tra alimento ingerito e la costruzione del proprio corpo, cioè se stesso. Sequenze di test scansionate nel tempo consentono dunque l'acquisizione di quella coscienza alimentare attraverso il principio noto come biofeedback. Il biofeedback funziona in questo modo: una variabile non governata dal conscio. Facciamo l'esempio del battito cardiaco. Io non so quanto è il mio battito, figuriamoci a modularlo. Ma se io mi attacco a uno strumento che mi fa vedere su uno schermo il mio battito cardiaco, col tempo apprendo come accelerarlo o decelerarlo. Ok, con lo stesso principio, se io mi attacco a un'analisi di composizione corporea e mi monitoro come il mio stile alimentare cambia il mio corpo, inizio a rendermi conto che certi alimenti mi favoriscono e altri alimenti mi fanno male, acquisendo quello che un animale ha gratis: la coscienza alimentare. Gli animali in natura hanno tutti una consapevolezza istintuale per il cibo corretto.
L'essere umano subisce invece programmazioni alimentari, commerciali ed errate. Egli deve ricostruire intenzionalmente quello che è dato alle specie animali che lo precedono. L'alimentazione consapevole significa dunque ripristinare coscienza del cibo corretto per il corpo, per la psiche e per lo spirito. L'esame di composizione corporea è altamente affidabile ed evidenzia un errore intorno all'1%, tanto per darvi un dato, l'esame del sangue ha un errore statistico intorno al 7%, quindi è altamente affidabile. Non richiede digiuno, si va all'esame di mattina, di pomeriggio, a pranzo, dopo pranzo, l'esame non richiede, passa per i tessuti, non per lo stomaco, dunque non richiede che uno debba farlo digiuno. Deve essere a digiuno elettromagnetico. Per fare l'esame bisogna non aver fatto la telefonata prima della rilevazione, perché il telefono cellulare, ma qualsiasi altro campo, altera i dati del test. Il test però è parametrato per Fartitana e se tu hai telefonato ti dice che non è eseguibile. Quindi c'è un digiuno elettromagnetico e non un digiuno a livello alimentare. È privo l'esame di effetti collaterali, lo possono fare anche i bambini. Non è stato ancora normato per le donne in gravidanza perché è un processo molto lungo, non perché ci siano dei pericoli reali. La tecnologia ha 10-15 anni e quindi non è ancora superato tutti i test necessari a dire lo facciamo pure in gravidanza. Generalmente è consigliabile per le donne che vogliono partorire di fare qualche sequenza di test prima, poi l'operatore va a intuito e appena fa l'allattamento riprende a sequenziare le analisi. Il percorso per arrivare a un'alimentazione consapevole è lungo e difficile. Ci vuole la struttura dell'eroe per cambiare la propria alimentazione. Però questo signore qui sulla slide ha la vita facile, perché lui ha di fronte un energumeno con la spada. Dunque può vedere con chi ha a che fare. Quando tu cambi alimentazione, c'hai a che fare con quello che ti suggerisce, con quello che ti mette il dubbio, con quello che ti dice il contrario di ciò che è giusto e non c'hai un avversario col quale combattere in modo onesto. Gli interessi commerciali connessi al cibo comportano errori e illusioni. La classe medica ha talvolta nei confronti del ruolo dell'alimentazione sana un comportamento ambivalente. Più tu mangi sano, meno sei redditizio. I media vivono e fanno pubblicità, non possono informare correttamente, per contratto. Anche gli spazi culturali risentono delle promozioni commerciali. I parenti sono uno dei più grossi ostacoli. Cambiare il proprio stile alimentare vivendo la famiglia è una cosa faticosissima. La famiglia è un clan. E il clan è una struttura sociale tipicamente umana che tende alla specializzazione degli appartenenti e per mantenersi tale ritualizza i comportamenti, inclusi quelli alimentari. Il mancato rispetto di un rituale alimentare è risentito come un tradimento del patto d'adesione. Mo siete in un clan di carnivori, è Natale e voi vi preparate una bella insalata, vi guarderanno tutti con sospetto, perché state dicendo inconsciamente che volete lasciare l'aderenza al clan. La paura di essere avvelenati non è soltanto inconscia, ma anche una frequente metodica di omicidio. Quindi quando uno mangia diverso, una paura inconscia dice non è che lui sa che il mio è avvelenato. Noi abbiamo subito l'idea che col cibo si muore. Perché? Perché avveleniamo gli animali. Ma avveleniamo anche gli esseri umani. Basta accendere un telegiornale e prima o poi qualcuno che muore di veleno ci viene riferito. Alla corte di questo signore c'era un bobiletto che ancora oggi chiamiamo la credenza. Perché questo, prima di mangiare, prendeva un poveretto, lo portava alla credenza e gli diceva adesso te lo mangi tu un pezzetto e mo ti guardo bene bene. Se non crepi, poi mangio io. Da quel momento il mobiletto è chiamato la credenza. Questo non si fidava di mangiare una cosa che prima non era stata sperimentata su uno che ci doveva credere.
anche in assenza di un'intenzione ad uccidere, il cibo può essere comunque pericoloso. Condividere il cibo attenua la paura inconscia di morire. Voi con la vostra insalata mettete all'altro, inducete nell'altro, paura di essere avvelenato. Ma guarda, il rituale di comportamento è più forte dell'informazione. Cioè dentro una famiglia si mangia quello che si è sempre mangiato, è più forte della cultura. Mangiare tutti la stessa cosa, Natale, Capodanno, festività, attenua dunque la paura inconscia di essere avvelenati intenzionalmente o accidentalmente e soprattutto ratifica il patto di adesione. Se non mangiate la stessa cosa, state comunicando che fuoriuscite dal clan. Il partner è spesso un ostacolo. Quando si mangia correttamente, si ringiovanisce, si diventa più prestanti, si diventa sessualmente più appetibili, aumenta desiderio e soddisfazione sessuale. Per taluni questo è un benefit, per altri partner c'è l'equivoco che ciò è fatto per andar via. Dunque, se tu